Cioè il pareggio è la vittoria per la Juve. Tu non puoi pareggiare con sta Juve. Ma ragazzi, ma veramente state dicendo? Un biscotto vergognoso. Un allenatore Allegri che si sa che è ridicolo, un Inzaghi, e questo è il canale forse che ha sostenuto di più di tutti Simone Inzaghi, che non ha avuto i coglioni di distruggere un avversario in casa loro, perché abbiamo 2-3 quanti cazzo di punti di vantaggio, senza ricordarsi che noi abbiamo le coppe, quindi perderemo punti, abbiamo il Napoli alle porte, quindi questa è una partita che tu non è che devi vincere, perché il verbo dovere, ma cioè nel senso la vittoria non la puoi pretendere, non la vittoria, ma devi cercare almeno di vincere. Era un'occasione molto ghiotta e credo anche che la Juve abbia cercato di prendersela questa occasione, perché la Juve ha avuto un approccio che non mi aspettavo, devo dire la verità, assolutamente un approccio che non mi aspettavo, e nel primo tempo è partita bella aggressiva e anzi siamo andati anche in vantaggio, siamo pure andati in vantaggio noi con un gol di Dusan Vlahovic sul primo assist stagionale di Federico Chiesa. Benissimo, benissimo, benissimo. Prima di tutto salutate la capolista anche questa settimana. L'Inter non ha spinto assolutamente, perché gli impegni di Coppa, sai com'è, no? L'Inter proprio ha fatto un allenamento con questi scarsi, però la potevamo anche chiudere, però dai, loro molto statici, fermi, cioè capito, proprio squadraccia da terza categoria, però a Torino rubare un pareggio, rubargli un pareggino a Torino, secondo me è andata bene. Quello che contava, ragazzi, era non perdere. Era non perdere, come vi dicevo io, abbiamo due, ragazzi, noi abbiamo due risultati su tre, la vittoria e il pareggio. Io questo pareggio me lo tengo stretto, non lo butto. Credo che i ragazzi abbiano fatto una gara molto molto buona a livello di concentrazione. Peccato, perché sul gol siamo stati dei polli. Sul gol siamo stati dei polli. Anche la Juve si arrende, festeggia un pareggio in casa e consegna all'Inter lo scettro, la possibilità, il coraggio e l'oggettività di poter vincere questo scudetto della seconda stella. Sicuramente un aspetto molto positivo di questa partita è che per fortuna non si parlerà di arbitri, non si parlerà di arbitri, perché fortunatamente il gol viziato da un fallo grosso come una casa per una gomitata in faccia è stato dato dalla parte giusta della narrativa, quindi per fortuna non si parlerà di episodi arbitrali e questo obiettivamente è solo che un gran bene. Allora manca la mentalità. Tu vai a giocare contro la Juve che gioca con Nicolussi Caviglia e fai una partita per pareggiarla. Ma capite che è un allenatore che non ha senso. E ho qua che devi andare a ammazzarla. La Juve quando era molto più forte veniva a San Siro, ce ne dava sempre tre. Ma come fai a pareggiare con la Juve Nicolussi Caviglia? Ma ragazzi, è la roba senza un cazzo di senso sta squadra qua. Ma non ha senso, nettamente superiori. Il secondo tempo sono scesi per pareggiare, ma con la Juve, con sta Juve qui. Ma come fai solo a pensare a roba del genere, cazzo? Con una squadra che gioca con Nicolussi Caviglia, che c'è il mio amico qua della Salernitana, non giocava manco a Salerno. Tu hai fatto 1-1, hai fatto un tiro in porta e subito un tiro, uno schifo. Vaffanculo le fiaccole, perché è stata veramente una partita vergognosa, vergognosa. 22 giocatori che hanno giocato a non calcio. Questo non è football. Come disse Conte, this is not football. This is not football. Che schifo. Ma ci sono pareggi 0-0, 1-1. Che sono spettacolari, ho un tiro in porta schifoso, due giocate, e meno male che Vlahovic ha dimostrato che se gli dai una palla te la mette in buca. Che schifo di partita, che schifo di partita, ovviamente tutta colpa dell'anticalcio dei Gobbi, schifosi, schifoso il vostro gioco, schifoso il vostro anticalcio, siete una roba vergognosa. Per vedere una bella partita di calcio, per poter gustare uno spettacolo, bisogna essere in due,
E voi fate veramente schifo, gobbi maledetti. Che schifo, che vomito. L'emblema di due squadre che hanno totalmente rinunciato ad attaccare, ma totalmente. Nessuna delle due voleva vincere la partita, evidentemente, perché magari poteva restare anche 1-1. Le partite si possono vincere, ovviamente, le puoi pareggiare, le puoi perdere, tutto quello che volete, ma non hanno neanche provato, non hanno neanche avuto la voglia di provare quel qualcosa in più, a cercare di vincere la partita. Perché? Perché siamo entrati in una maniera così molle? Perché abbiamo buttato via i primi 25 minuti? Questo è stato un derby d'Italia, devi entrare con il coltello fra i denti. Noi veramente abbiamo regalato i primi 25 minuti alla Juventus. Perché lo dico, amici? Lo dico perché ovviamente sono straconvinto che noi siamo la squadra nettamente più forte. Avete il corto muso, infilatelo nel culo il corto muso, vaffanculo, attacca, gli hai regalato il pareggio, gli hai regalato, vaffanculo, tu e i cavalli, e sta squadra di coglioni, vaffanculo, va, la potevamo vincere, la prima mezz'ora clamorosa, facciamo gol, ma andiamo a fanculo, andiamo a fanculo, non attacchiamo neanche a morire, non attacchiamo, Dio santo, ma poi... Che cazzo di cambio è? Perché non lasci Chiesa? E non metti Ring Junior? Aspetto tutti i juventini. Il primo è Lugo Ortelli. Io lo aspetto a San Siro. Io vi aspetto a San Siro. Vi faremo mangiare la polvere. Oggi vi è andata bene, ma a San Siro non lo so. Sì, sì! Questi che pensano sempre di essere i più forti del mondo, i più forti del mondo, de che? Andiamo allo Juventus Stadium, vinciamo, vince solo il Milan perché recupera due punti all'Inter e due punti alla Juventus, raga, ottimo, era il risultato che volevo. Se non sapete dove fare la pipì, ecco il gabinetto più grande d'Italia. Un cesso, che schifezza. Oh, dove fare la cacca? Che schifo, sembra un cesso, un gabinetto. Che gabinetto.